Tornati per una nuova puntata di Wild Rabbit Event. Oggi ci troviamo a Tomati, una frazione di Oriomosso, in provincia di Biella, e abbiamo scelto di portarvi qui per mostrarvi il mese di febbraio in un modo completamente rinnovato, ricollegandoci proprio alle antiche tradizioni della Valle Cervo. Infatti, se noi ci ricolleghiamo alle antiche tradizioni dei Celti, il mese di febbraio, soprattutto il 1 febbraio, veniva celebrata Imbolc, una celebrazione che è connessa con la purificazione, col passaggio di quella che possiamo vedere proprio come una rinascita. E questo lo concepiamo proprio dal fatto che tutto intorno a noi sta rinascendo. E qui in Valle Cervo veniva considerato questo momento speciale in un modo molto particolare. Infatti si dice proprio che il mese di febbraio fosse diviso in tre parti e queste tre parti venivano chiamate ampure, che significa impure. Questo termine si riferiva proprio a delle processioni. Infatti si credeva proprio che in Valle Cervo durante il mese di febbraio ci fossero delle processioni che venivano compiute dalle anime che tornavano in questo luogo e che davano vita ad una processione. Il problema che si poneva era il fatto che nel momento in cui loro camminavano lasciavano dietro di sé possiamo dire, le loro colpe, e questo poteva ovviamente incrinare la felicità dei valligiani. Per questo loro davano vita ad una serie di strumento, possiamo dire un oggetto apotropaico. Questo oggetto apotropaico veniva proprio creato dalle donne. E noi abbiamo deciso di portarvi qui, in questo luogo, perché qui c'è proprio la famosa pista di Tomati. Questo, infatti, è l'antico luogo dove veniva filata e pestata la canapa. Infatti, questo oggetto particolare di cui vi ho parlato si riferisce proprio ad una pezzuola di canapa che veniva creata dalle donne valligiane, le quali, dopo aver raccolto gli steli, dopo averli messi tutti assieme, lasciati ovviamente essiccare al sole e poi lasciati macerare nell'acqua, dopo questo passaggio venivano qua e creavano attraverso questo mulino proprio il pestaggio della canapa, che veniva poi creata attraverso questo, veniva filata, e poi si dice che questa pezzuola di canapa venisse posta proprio sulle camicie degli uomini e delle donne. E questo era un momento molto importante perché permetteva loro di essere protetti dal passaggio di queste entità. Quello che mi ha colpito moltissimo di questa leggenda, che ancora oggi è presente nella Valle Cervo, è il fatto che si ricollega proprio alla festività dei Celti. Infatti si dice proprio che la stessa divinità collegata a Imbolc sia la dea Brigit, che poi col cristianesimo è diventata Santa Brigida. E la dea Brigit è collegata proprio alla fertilità, al fuoco, alla purificazione, ma soprattutto era considerata la grande tessitrice del telaio di Madre Natura. E veniva in questo periodo, soprattutto ancora oggi in Irlanda, vengono create queste croci di Brigit. E sono delle croci che vengono proprio create filando gli steli, allo stesso modo come facevano queste donne, le donne valligiane nella Valle Cervo. Quindi, se siete interessati a questo argomento, ma soprattutto se volete vedere l'unica pista che è rimasta nell'alta Valle del Cervo, vi consigliamo di recarvi qui e di percepire da voi questa antica lavorazione che veniva concepita, che veniva preparata nelle nostre valli. Noi vi ringraziamo per averci seguito in quest'ultima puntata di White Rabbit Event. Come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e vi aspettiamo per nuovi viaggi assieme.